Qualcomm Snapdragon QSD 8650, tutti i dettagli. Nuovi processori da Intel e AMD. Microsoft Bing, un motore decisionale e non solo di ricerche. Google Wave e l'onda di informazioni. Microsoft e Sony a E3 2009, nuove soluzioni per l'interfacciamento. Snapdragon di Qualcomm è una delle piattaforme che più stanno facendo parlare di sé in ambito mobile. Alla famiglia che comprende i modelli con frequenze di clock pari a 1 GHz, che equipaggiano ad esempio il Toshiba TG01, ora si affianca l'ultima evoluzione del chipset mobile denominato QSD 8650. Il nuovo chipset, che utilizza un processo produttivo a 45 nanometri, opererà a 1,3 GHz, permettendo il 30% in più di potenza di calcolo, unita a migliori prestazioni in ambito grafico grazie a un acceleratore grafico 2D attento ai consumi e a un core grafico 3D separati. Si parla di un supporto per display fino a 1280x720 pixel, per la riproduzione di contenuti in alta definizione e per le tecnologie Adobe Flash. Migliorati anche i consumi dell'intera piattaforma, che Qualcomm dichiara essere in standby inferiori a 10 mW. Lo stesso package da 15x15 mm integrerà le funzionalità UMTS, GPS, Bluetooth 2.1 e TV Mobile. Lascio subito la parola a Paolo Corsini per un aggiornamento sul mondo dei processori. Tempo di lanci di nuovi processori per Intel e AMD. Le due aziende hanno approfittato della settimana del Computex per presentare quattro nuovi processori. Le novità di Intel sono della famiglia Core i7. Il primo modello, 975 Extreme, è una proposta top di gamma, caratterizzata dalla frequenza di clock di 3,33 GHz. Il secondo modello, Core 950, si posiziona invece nel segmento di fascia medio-alta, a frequenza di clock di 3,06 GHz. Il primo processore prenderà il posto del modello 965 Extreme, mentre la seconda CPU andrà di fatto a sostituirsi al modello 940. Per entrambi avremo un leggero incremento delle prestazioni velocistiche, giustificato unicamente dall'incremento della frequenza di clock, per entrambi pari a 133 MHz. Completamente differenti le novità proposte da AMD. Il produttore americano, infatti, presenta due CPU dotate di architettura dual core, destinate al segmento di mercato di fascia bassa. Il primo processore, Phenom 2 X2 550, è niente altro che una soluzione basata sull'architettura Phenom 2, dotata però non di 3 o di 4 core, ma soltanto di 2. AMD ha di fatto disabilitato due dei core integrati nei processori Phenom 2 X4, rendendo disponibile questa CPU ad un livello di costo particolarmente competitivo. Il processore appartiene alla famiglia Black Edition, è caratterizzato da una frequenza di clock di 3,1 GHz e può essere facilmente overclockato intervenendo sul moltiplicatore di frequenza, che è sbloccato verso l'alto. Il secondo processore, Athlon 2 X2 250, vede l'utilizzo di un DAI completamente nuovo. Al pari del modello Phenom precedentemente indicato, è costruito con tecnologia produttiva a 45 nanometri e integra un'architettura dual core. Manca in questo processore la cache L3 unificata, che è presente invece nella soluzione Phenom, ma abbiamo un quantitativo di cache L2 di 1 MB per ciascuno dei due core. Il processore Athlon, come il nome lascia indicare, si posiziona a un livello di costo leggermente più basso rispetto a quello Phenom. In generale abbiamo due CPU molto simili per caratteristiche tecniche, con frequenze di clock molto vicine, 3,1 GHz per la CPU Phenom e 3 GHz per quella Athlon, e livelli prestazionali pressoché comparabili. Il processore Athlon 2 X2 250 non appartiene alla famiglia Black Edition, quindi non ha moltiplicatore di frequenza sbloccato verso l'alto e non è direttamente indirizzato agli utenti più appassionati di overclocking. Dopo che per lungo tempo lo si è atteso con il nome di Kumo, il rinnovato motore di ricerca di casa Microsoft si presenta al pubblico sotto il nome di Bing. Bing non sarà solo un motore di ricerca, bensì un motore di decisioni. Microsoft proporrà un approccio differente alla ricerca, infatti la home page del servizio sarà ricca di elementi e strumenti e la chiave di ricerca sarà solo uno dei molti elementi a discrezione dell'utente. Un esempio su tutti, selezionando l'opzione Travel, ricerche si limiteranno a proporre risultati in ambito turistico, integrando strumenti di prenotazione, mappe, guide e simili. In ambito professionale da tempo si parla di soluzioni destinate all'integrazione dei vari strumenti racchiusi sotto il nome di Unified Communications.
Con Google Wave, il colosso di Mountain View promette grandi cose anche per l'utenza consumer. Google Wave, infatti, viene presentata come una soluzione in grado di creare e gestire un flusso di informazioni, un'onda per la precisione, create con diversi strumenti. Per avviare l'onda basta una semplice mail a uno dei propri contatti. Quest'ultimo avrà la possibilità di rispondere usando la posta elettronica, oppure, qualora fossimo collegati contemporaneamente online, potrà avviare una chat. Per rendere più efficace la comunicazione sarà possibile condividere eventuali documenti creati con gli strumenti online di Google oppure scambiarsi link relativi a un servizio di mappe online. In questo flusso di informazioni potranno essere invitati anche altri contatti. I nuovi arrivati potranno accedere a una history dell'onda e potranno quindi seguire tutti i vari passi accedendo anche agli eventuali link esterni. Google Wave promette quindi l'integrazione di molti strumenti ormai divenuti d'uso comune all'interno della medesima piattaforma di comunicazione. Inoltre, nei prossimi mesi saranno probabilmente disponibili alcune API liberamente utilizzabili dagli sviluppatori per creare nuove applicazioni basate su Google Wave. Al momento gli sviluppatori di Google non si sono sbilanciati in merito alla data di lancio. Bisognerà attendere la fine del 2009 per avere ulteriori dettagli. Per un approfondimento sul mondo dei videogiochi, in particolare su E3 2009, lascio la parola a Rosario Grasso. Si tiene in questi giorni a Los Angeles l'edizione 2009 dell'E3. Si attendevano in particolare gli annunci sui sistemi di interfacciamento di nuova generazione, sia in casa Microsoft che in casa Sony. Le due compagnie hanno mantenuto le promesse, quindi gli utenti possono ritenersi soddisfatti perché dall'anno prossimo potranno acquistare questi due nuovi sistemi di interfacciamento per le console in alta definizione. Microsoft ha presentato Project Natal, che si presenta subito come una soluzione innovativa e aggressiva perché non richiede l'uso di alcuna periferica fisica, ma il controller praticamente è lo stesso corpo del giocatore. Il sensore infatti interagisce con una camera RGB, con un sensore di profondità e con un microfono multi-array ed è dotato di un processore apposito gestito da un software proprietario sviluppato internamente a Microsoft. Project Natal traccia i movimenti del corpo in tre dimensioni, rispondendo al tempo stesso ai comandi, ma anche alle direzioni e al cambiamento nel tono della voce. Ad esempio, si può impartire a una squadra di calcio l'ordine di cambiare schema e vedere i giocatori assumere le nuove posizioni in base alla nuova tattica. Oppure si può accedere a Xbox Live direttamente, semplicemente posizionandosi davanti al sensore. Anche Sony ha presentato la sua nuova soluzione di interfacciamento più classica rispetto a quella di Microsoft. Il nuovo controller per PlayStation 3 si avvale della tecnologia PlayStation EyeToy, che serve per il tracciamento dei movimenti dei giocatori nello spazio. Il controller è composto da due unità costituite da un corpo centrale e da una sfera colorata posta in cima. Grazie allo strumento EyeToy, le periferiche sono in grado di stabilire la posizione in base all'altezza, alla larghezza e alla profondità. Sony ha mostrato delle applicazioni pratiche con il suo nuovo controller, lo si può usare come se fosse un arco, una spada, una pistola o addirittura una matita. Alle 3 sono stati annunciati anche nuovi titoli, tra cui Crysis 2, che sarà il primo gioco che sfrutterà la tecnologia CryEngine 3, Final Fantasy XIV Online, Super Mario Galaxy 2, Metroid Other M, Left 4 Dead 2. Sono stati rilasciati anche nuovi trailer dei blockbuster della prossima stagione. Forniremo ulteriori dettagli su tutto il materiale che è stato rilasciato a Los Angeles nei prossimi aggiornamenti. Anche per questa edizione di TG Tech è tutto, vi rimandiamo alla prossima puntata.